Sull'emergenza coronavirus non si scherza, a dirlo è il presidente della regione Nello Musumeci in un messaggio ai siciliani che in questi giorni stanno dando una grande dimostrazione di responsabilità. Abbiamo capito che su questa vicenda non possiamo assolutamente scherzare o sottovalutare la portata e l'importanza. È la più insidiosa epidemia che il mondo moderno abbia conosciuto, almeno nell'ultimo secolo. Subito dopo l'epidemia della spagnola nel 1918, che fece decine di milioni di morti nel mondo, morì anche la mia nonna paterna. Oggi la modernità e il progresso ci consente di poter neutralizzare il virus, di poterlo contenere, ma in attesa che si trovi il vaccino serve la nostra responsabilità. Il miglior vaccino in questo momento, forse l'unico disponibile, è proprio la nostra condotta, sapendo che ci sono delle regole che vanno rispettate, sapendo che le istituzioni sono tutte mobilitate, non c'è né maggioranza né opposizione in questo periodo, stiamo lavorando tutti per un solo partito, il partito dell'Italia, e qui da noi il partito di chi vive in Sicilia. Nel videomessaggio non è mancato riferimento alle numerose persone che, nonostante le restrizioni, stanno rientrando dal nord Italia. Intanto il governatore della Sicilia ha concordato con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e con il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, di intensificare i controlli per chi arriva dallo stretto di Messina. Abbiamo predisposto un servizio sullo stretto di Messina, all'approdo, alla stazione ferroviaria della città, per verificare uno per uno i passeggeri in arrivo, per capire qual è la loro condizione di salute, per controllare la temperatura corporea, per far compilare un modulo a ciascuno e per dare le necessarie raccomandazioni. Chi viene da certe zone deve stare in quarantena, nel rispetto della propria salute e nel rispetto della salute intanto dei propri familiari con i quali si va a ricongiungere, ma anche nel rispetto della comunità in cui va a vivere. Come ha detto il presidente Nello Musumeci, l'importante è non fare allarmismo, ma essere sereni e prudenti per vincere questa partita.